Siamo ritornati in studio a parlare ancora di coppia e di problematiche della coppia e a questo proposito ci rivolgiamo una domanda al nostro psicologo Sandro Tellitano, una domanda riguardante appunto i vari problemi quando arrivano praticamente i figli nella coppia, cioè come la coppia può gestire l'arrivo dei figli. Certamente l'arrivo dei figli è un passaggio molto delicato della vita di coppia, perché la coppia in quel momento assume un'altra funzione, no? Assume la funzione genitoriale. E quindi le problematiche sono tantissime, che vanno dalla relazione, quindi dal rapporto come accordarsi per gestire i figli fin da neonati, ma lì c'è anche da, come dire, ritrattare ad esempio la relazione sessuale. Cambia inevitabilmente, quindi è un passaggio estremamente delicato e lì si vede veramente la forza e l'equilibrio di una coppia. E assistiamo molto spesso quasi a un abbandono, questo devo dirlo, da parte dei papà, dei neopapà, un po' un abbandono della propria partner che ha appena partorito il figlio. Spesso qui da noi si dà, come dire, delega alle mamme, alle suocere, insomma. Quindi è un momento in cui invece la coppia deve stare ancora molto più unita. Quindi è estremamente importante che i due gestiscono insieme l'arrivo del figlio con tutte le problematiche, anche la problematica dello stress fisico, perché l'arrivo dei figli, non dimentichiamo, è uno stress fisico notevole. Pensiamo ai primi giorni, ai primi mesi, dove si dorme sicuramente poco e male, dove si deve stare 24 ore su 24, sempre, tutti i giorni, dietro all'accudimento di questo bambino. Quindi è un momento estremamente delicato. Forse, per certi versi, è una cartina al tornasole della qualità della relazione di coppia. Quindi credo che in questo senso molti genitori andrebbero educati, soprattutto a capire come assumersi la responsabilità di essere genitori. Quindi nasce una nuova consapevolezza, perché l'arrivo di un figlio può essere anche un aspetto positivo, cioè la coppia diventa sempre molto più forte. Assolutamente, ma ci sono molte coppie che poi vivono questo evento in maniera molto bella, insieme. Infatti nei ricordi, quando sentiamo persone ricordare quei periodi, magari raccontano di questi momenti di condivisione totale con l'altro, di questo evento straordinario che è la nascita di un figlio. Poi naturalmente, col passare del tempo, i problemi diventano più complessi nella gestione dei figli, questo non dimentichiamolo. Cioè la coppia verrà messa a dura prova ancora più avanti, perché man mano che il bambino cresce, quindi intanto bisogna ad esempio che la coppia scelga un sistema educativo. Qui è un altro aspetto molto delicato, dove i due genitori devono accordarsi, devono trovare anche qui un accordo su come educare il proprio figlio, i propri figli. Quindi devono essere, accordarsi, trovare modalità che aiutano i figli a crescere, ad esempio mettersi d'accordo sulle scelte, confrontarsi e dialogare e discutere prima di prendere decisioni sui figli, quindi condividere insieme il sistema educativo. Perché gran parte dei conflitti, non lo dimentichiamo, arriva proprio dalla gestione diversa, dal modo di concepire la gestione dei figli in maniera diversa sia dal padre che dalla madre. E molte persone appunto, o il padre o la madre, magari si tende a delegare completamente questo aspetto, magari soltanto riversarlo su un genitore soltanto. Ecco, questo qua può creare poi magari a lungo andare uno stress da parte dell'altra persona, che magari si sente abbandonata, non sostenuta. Assolutamente, ha centrato un problema molto serio, tra l'altro un problema molto, molto frequente, questo della delega all'altro genitore di tutto, e questo ovviamente non funziona. Però c'è anche un altro aspetto ancora più delicato, ancora forse meno visibile, ma molto delicato, quello quando ad esempio dobbiamo cominciare a dare le regole ai bambini per aiutarli ad entrare nel mondo reale, quindi poi insomma affrontare il mondo esterno rispetto alla famiglia. È chiaro che se lì c'è un genitore che dice no e l'altro che dice sì, capite bene che il bambino si sente un po', come dire, confuso rispetto, no? Non capisce quale dei due messaggi è il messaggio che deve seguire, che è più corretto. Quindi
ci vuole una, come dire, coesione, condivisione, ma anche una, come dire, una omogeneità di comportamenti rispetto all'educazione dei figli. Quindi un eterno compromesso. E nel momento in cui questi eterni compromessi in relazione alla presenza dei figli vengono meno, nel senso che i figli ovviamente crescono, si arriva a un momento che i genitori si ritrovano a essere nuovamente coppia. Cosa succede? Sì, noi ecco, siamo andati un po' avanti, però voglio dire, poi l'altra fase anche difficile è quella della, diciamo, la fase precedente a quella che noi chiamiamo dello svincolo, quando i figli diventano grandi adulti e prendono la loro strada e quindi si distinguono e si separano dalla famiglia di origine. Quel periodo che noi abbiamo già trattato, che dell'adolescenza, è un problema molto, un periodo molto critico, dove anche qui l'adolescenza può scorrere senza fare danni dei figli se la coppia è sana, se la coppia funziona, se la coppia sa assumere sia l'uno che l'altro la responsabilità genitoriale. Quindi questo è importante. Altro passaggio, noi abbiamo parlato dell'arrivo dei figli, ma poi ovviamente nel tempo c'è l'abbandono dei figli, cioè i figli a un certo punto vanno via e la coppia, nel ciclo vitale della coppia, si ritorna a due. Allora, in questo momento è un altro, diciamo, passaggio dove capiamo la forza e diciamo, l'essere una coppia sana. Se la coppia durante la gestione dei figli ha dimenticato di essere coppia, quindi si è, come dire, fuso e confuso con il ruolo genitoriale, quindi ignorando completamente il rapporto di coppia, nel momento in cui i figli vanno via e la coppia rimane da solo, hanno grandi difficoltà a riprendere quella situazione di complicità, di tenerezza, di giocare insieme, perché hanno dimenticato di essere coppia. Noi suggeriamo sì, fare i genitori è importante, assorbe molto, ma non dimentichiamo di vivere in coppia. Anche perché vivendo in coppia man mano che i figli possono prenderci a modello, perché i figli ci prendono a modello. Quindi noi dobbiamo fargli vedere che non solo siamo un genitore, ma che siamo anche una coppia. Quindi è come se i figli costituissero un po' il collante fino a quando non escono di casa, insomma non hanno una vita propria di questi, della coppia che poi appunto si ritrova magari con un estraneo o un'estranea in casa perché magari non riscopre tante cose che non si ricordava, non ritrova nella partner o nel partner. In Sì, questo caso. molto vero, molto vero. Molto vero perché noi non dobbiamo dimenticare che il ruolo della coppia dei genitori qual è? Prendere un essere assolutamente indifeso, completamente dipendente da loro e accompagnarlo verso l'autonomia. Questo è il compito di un genitore. Noi dobbiamo farli nascere, accompagnarli nella crescita e lasciarli andare. Questo è il rapporto sano. Non sempre è così, non sempre avviene così, perché sti figli diventano in qualche maniera il centro della nostra vita, diventano, come dire, totalizzanti e quasi dimentichiamo di esistere. Questo inevitabilmente quando i figli vanno via, questo si evidenzia molto. Veramente è così, come diceva, alla fine quasi due estranei. Anche nella storia sessuale, l'arrivo dei figli produce un cambiamento. Sia per ragioni pratiche, perché poi ci sono i bambini, abbiamo visto anche questo aspetto dove c'è questa abitudine di tenere i figli nella propria camera, cosa che non va mai fatta, i figli devono andare in un'altra camera, la camera dei genitori deve essere off limits, non devono entrare i figli, tanto quella è la stanza dell'intimità, della tenerezza, di quello che sia, quindi anche questa cosa, insomma, no. Quindi cambia completamente perché spesso tenendo i figli nel letto, quindi inevitabilmente, come accade molto spesso, i figli si tengono nel letto per 6, 7, 8 anni e si rischia per 6, 7, 8 anni di non avere rapporti sessuali. Quindi nel momento in cui ci si ritrova nuovamente coppia, come si può costruire la passione? Parliamo anche della passione nella terza età. Sì, questa è molto, molto bella questa cosa, ma il problema è che dipende da come si è seminato. Cioè, se si semina bene durante questo periodo, abbiamo detto, della crescita dei figli e dell'accompagnamento, beh, questo ci ritornerà utile dopo. La domanda è molto interessante perché, tra l'altro, adesso è oggetto di molti studi, di molte ricerche, no? È anche la visione della terza età, ma insomma,
anche perché adesso la vita si è allungata, la terza età, anche chi è nella terza età mantiene comunque una condizione fisica buona. C'è una riscoperta dei sensi? Assolutamente, ma si può anche non essere mai persa, insomma, non è detto che si debba perdere. Sicuramente l'andare via dai figli, restare da solo, può in qualche maniera aiutare a ricostruire una passione, magari, come dire, cambiando alcune abitudini nella propria vita, ritrovandosi, a volte è molto interessante, ci si ritrova. Ci si ritrova nel tempo, si ha più tempo per loro, senza che i figli, come dire, interferiscono, quindi si può ricostruire. Si ricostruisce come? Si ricostruisce riprendendo quello che abbiamo detto all'inizio. Se una coppia parte da un senso di accoglienza, di tenerezza, è questo che bisogna mantenere e riscoprire. Questo favorisce la passione. Poi ovviamente sta a ciascuna coppia provare anche il modo di giocare, anche rispetto alla sessualità. La sessualità è un gioco, se non è gioco... Quindi poi diventa dovere, allora lì scatta magari la pesantezza, ecco, di dover fare una cosa anche magari quando non si ha voglia, l'abbiamo visto. E anche il fatto di trovare una forma di lentezza, che è una forma di dedicarsi del tempo, di cambiare i ritmi anche della vita. Spesso la terza età coincide anche con il fatto che si smette di lavorare, quindi si ha più tempo, si possono ricreare passioni, si possono creare ad esempio degli interessi comuni. Perché la sessualità è anche poi un risultato. No, se una coppia cominciano ad avere interessi comuni, anche creativi, è evidente che poi questo si può riversare nella passione sessuale. E a proposito di questo, lei pensa che molto spesso si parla di cosiddetti preliminari come della perdita di tempo. Lei pensa che siano utili al fine di appunto avere una sessualità sana o soddisfacente, oppure... No, indubbiamente, a parte che i preliminari in un rapporto sessuale sono fondamentali, perché proprio rappresentano veramente la parte dell'attenzione per l'altro, della tenerezza, eccetera. Ma nel caso poi della terza età non dimentichiamo che poi la donna in menopausa ha problemi di lubrificazione, quindi ha bisogno di più tempo, di lentezza. Cambiano i ritmi, ecco, questo è un altro aspetto. Bisogna che, soprattutto i maschi, perché la componente maschile della coppia deve capire che i ritmi sono diversi, che la donna deve prepararsi più a lungo, perché la lubrificazione è meno rapida, quindi i preliminari diventano... Ma i preliminari possono essere fisici, possono essere anche intellettuali, possono essere anche la lettura di un libro erotico, possono essere anche, che ne so, anche lo stare insieme in una situazione particolare, anche andare a cena in un posto particolare. Cioè, quando dico preliminari, intendo dire tutto quello che crea sensualità, quindi insomma. Quindi quando parliamo di sensualità e seduzione sono delle cose diverse, e nella terza età magari si ha più, magari sicuramente si avrà più consapevolezza. Sì, molto spesso è così. Ma anche il rapporto sessuale a volte diventa anche più soddisfacente, anche se ovviamente cambiano i ritmi, cambiano i tempi, cioè voglio dire, è chiaro che cambiano. Però può essere anche molto, molto più soddisfacente, ci si ritrova anche molto meglio. Quindi c'è una riscoperta della coppia. Magari, certo, la gioventù o comunque l'essere giovani porta una certa impetuosità che non fa godere appieno, diciamo, delle gioie, della sessualità. Sì, a volte, cioè, quando dico la lentezza, io, sì, un rapporto in genere, vabbè, da giovane si è molto più in rete, questo è vero, ma... È proprio nella lentezza che noi troviamo la passione, non è nella velocità. Quindi è un gioco mentale. Molto. Bisogna prima innamorarsi della mente e poi del corpo. Io ho conosciuto una coppia, avevo in terapia una coppia che faceva una cosa stranissima, avevano 58, insomma avevano più o meno l'età, diciamo. Facevano una cosa stranissima, facevano i preliminari per telefono. Si sentivano prima per telefono, per poi incontrarsi, cioè, marito e moglie, no, amanti, marito e moglie. Quindi potrebbe essere anche degli escamotage per... Ma ce ne sono, voglio dire, poi, il desiderio. Sì, ma poi questo, riaccendere il desiderio, ogni coppia si trova nel suo modo, la sua modalità. Non è che ci sia un... No. Sono fondamentali. Però conta molto il lasciarsi andare, conta molto l'attenzione per l'altro, perché non dimentichiamo mai che una relazione sessuale... bella e sana è quella dove il più grande piacere è il piacere dell'altro. E sentirsi amati e soprattutto desiderati è fondamentale.
E si può essere amati anche dalla terza età, anche da vecchi, anche se il fisico non è quello di prima. Non è vero che, la passione, le cose debba nascere per forza dal fisico giovane, perfetto, eccetera. Anzi, non necessariamente così. Quindi cosa scatta nella mente di una persona di una certa età in modo che scatti appunto il desiderio? Ma conta molto come si vivono le età, no? Cioè, se uno che ha 60 anni pensa di averne 30 o vuole essere come cosa, ovviamente non funziona. Bisogna che ciascuno accetti la proprietà, l'età che ha, e cogliere di quell'età le cose belle che ci sono, perché ogni età ha le sue cose positive, le cose, no? Allora, il problema è come ci si accetta, no? Anche l'aspetto fisico, questo un po' è più presente nelle donne che soffrono il fatto di vedersi un po' il fisico che non è più quello di prima, un Cioè, ed po', inevitabilmente. diciamo, tra virgolette, decadente, eccetera, dimenticando che la sensualità a volte va al di là Ma è importante anche mantenere magari un certo alone di mistero, oppure anche all'interno della quotidianità, ecco, oppure magari farsi trovare sempre in bigodini o in sì. vestaglia o in ciabatte. Ma io penso che ciascuna coppia ha il suo modo, eccetera. Sicuramente la cura di sé è importante, perché questo, quando diciamo, è vero che nell'età il corpo decade, eccetera, ma la cura è un'altra cosa. Quindi essere curati, non essere sciatti, non abbandonarsi anche nella cura della propria persona, questo è importante. Ma questo vale non solo per l'aspetto sessuale, insomma, vale per tutto. Poi ogni coppia sceglie un proprio modo, no? Allora, se la coppia è in queste condizioni, che accetta la proprietà, che cerca di cogliere ciò che c'è positivo nella terza età, allora vive le cose in un certo modo. Poi si sceglie i modi, i giochi, le fantasie, sceglie quello che ritiene, ma questo attiene alla vita di ognuno, insomma. C'è più magia in un abbraccio o nell'atto sessuale? Ma insomma, una domanda ma può essere l'uno e l'altro. A volte c'è magia in un abbraccio, come no? A volte c'è magia Sicuramente anche in un rapporto nella sessuale. terza età si ha una maggiore consapevolezza dell'altro, quindi combinare entrambi i casi è la formula vincente, che la Assolutamente. coppia ha vinto. Certo, mi riesce difficile comprendere un rapporto sessuale senza abbraccio, a meno che non faccia parte di un gioco, non faccia parte di una modalità, ma insomma. Ma l'abbraccio ha una cosa molto. Ha un valore molto alto, che è un valore affettivo, ma anche un valore sensuale, ma anche un valore di contenimento. In questo caso Infatti, anche, quante volte abbiamo quasi necessità che qualcuno ci contenga dentro un abbraccio. certo, anche l'esperienza in questo caso gioca un ruolo fondamentale, magari, perché Capire tanti cosa. errori che si Sì, ma sono. capire cosa vuole l'altro. Non è Ma sempre facile. il gioco è sempre questo: il gioco è quando io ho attenzione per l'altro. È lì il gioco. Se io ho attenzione per l'altro, la cosa può funzionare. Se io non ho attenzione per l'altro, allora lì, certo, l'esperienza ti porta a capire l'altro cosa ha bisogno, cosa manca. Credo che sia importante il fatto di tenere presente l'altro, no? Il mio piacere e il suo piacere, se no. Ritorniamo sempre al discorso che non bisogna essere egoisti, ma altruisti nell'altro, comprenderlo, dare una maggiore attenzione e la cosa più importante, avere fiducia per poter costruire una coppia fondamentalmente. Abbiamo detto fin dall'inizio, no? La fiducia è fondamentale, qualche volta si inclina, qualche volta cosa, ma sicuramente è fondamentale. Ma insomma, quando lei dice l'altruismo, io ho un'idea, non ho esattamente un'idea negativa dell'egoismo. L'egoismo in una certa quantità è positivo, perché la prima persona di cui dobbiamo occuparci siamo noi stessi, poi ci occupiamo degli altri. Ma il fatto di mettere questa parola dentro un rapporto di coppia dell'altruismo, si risolve nel discorso che facevamo prima, l'attenzione per l'altro. L'altro esiste ed è lì davanti a me, io non posso. Quindi il segreto perché una coppia possa esistere il più, diciamo, lungamente possibile, ecco, qual è? Giocare il più possibile, non dimenticare mai di giocare. Credo che questo sia. Quindi lasciare soprattutto da parte pensieri, Sì, pesantezze, quantomeno. ritagliarsi i momenti in cui si gioca, in cui si crea, in cui si sente vivi, ma sicuramente il fatto del gioco.
coppia, se no si inaridisce. Sono degli ingredienti fondamentali. Sono il gioco, aggiungo altro, ma anche gli interessi, coltivare interessi. Quindi condividere insieme, certo, esperienze di vita, sì, sia per quanto. Che a volte anche vedere un film e discuterne insieme può diventare un momento, no? Che anziché starsene uno al computer e l'altro, che ne so, Facebook, oppure no, e non comunicare, no? Ma vedere un film insieme e poi discutere del film, quello può essere anche un momento, no? E quando nella coppia, ad esempio, entrano in gioco dei cliché che ancora un po' sono duri a morire, magari oggigiorno, quando la donna è in carriera e guadagna magari tante volte più dell'uomo, e allora l'uomo si sente un po' messo da parte o relegato a un ruolo che non sente che non gli appartiene, perché insomma sappiamo che lui vuole essere comunque. La nostra cultura vuole che sia l'uomo a portare, diciamo, i soldi a casa, il pane a casa. Quando i ruoli si capovolgono anche nella sessualità, o l'uomo vuole tentare sempre di mantenere questo suo predominio? Ma questo dipende da come la coppia si è formata e su quale base si è formata. Perché se la coppia ha questa distinzione iniziale tra l'uomo che deve operare, è chiaro che un cambio di questo genere produce, ma se la coppia invece si basa su un atteggiamento sano, che è quello di due persone che si incontrano, che possono avere ruoli diversi ma che hanno pari dignità, cioè, quindi, se questo è il fatto che sia la donna a portare i soldi a casa o viceversa, molti uomini non lo accettano. Sì, ma non lo accettano perché sono ovviamente dentro una cultura, io devo dirlo, non lo dico poi senza, una cultura maschilista che ancora persiste in maniera pure molto, molto forte, dove le donne non è consentito alcune cose, basta pensare anche dal punto di vista sociale, in senso generale, quanta fatica negli ultimi anni le donne hanno fatto per occupare posti di rilievo nella nostra società, cioè c'è una resistenza, io chiamo maschilista, molto forte. Quindi dipende dalla, come dire, anche dalla cultura delle persone, no? Io farei volentieri il casalingo, cioè avrei. È mai capitato nella sua carriera da psicologo a dover ascoltare delle donne o degli uomini che si lamentavano della propria partner, che non davano maggiore attenzione alla sessualità? Che cosa si deve fare in questi casi per riaccendere la passione, l'interesse, l'attenzione? Ecco, perché la volontà di ricreare un certo equilibrio, una certa atmosfera, significa che il bene c'è, nonostante siano passati tanto tempo. È capitato nella mia attività di terapia di coppia, ne ho seguite abbastanza. Beh, come si fa, insomma, quando una coppia si presenta con questa difficoltà, anche di questa famosa difficoltà del desiderio che cala, o quando uno dei due si sente trascurato, cioè, no? La terapia di coppia funziona anche in un modo un po' particolare, no? Uno degli elementi fondanti è le cosiddette prescrizioni, dove noi diamo prescrizione alla coppia, come ad esempio la prescrizione: domani sera andate a cena da sole senza i figli fuori, per ricostruire, no? Noi aiutiamo la coppia a ricostruire questo tipo di rapporto, perché molto spesso queste arrivano proprio per il discorso che facevamo prima, e si sono dimenticati di essere coppia, seguendo i figli, il lavoro, la carriera, la progressione di carriera, eccetera. Si sono dimenticati di questo. Allora, in questo caso noi lavoriamo in questo senso, lavoriamo con alcune tecniche. Una delle tecniche più importanti è quella delle prescrizioni, dove noi diamo prescrizione per ricostruire questa relazione tra loro due, no? È fondamentale la comunicazione. Assolutamente. Tutto giocato e tutto basato sulla comunicazione. Noi aiutiamo la coppia a comunicare in maniera efficace, a sapere comunicare le emozioni, anche quelle negative, e a comunicarle anche in maniera tale che l'altro non si senta né aggredito né offeso. Ad esempio, cerchiamo di abituarli a parlare in prima persona anziché in seconda, anziché dire tu sei così, eccetera. Dire no, io mi sento in questa maniera quando tu fai. Questa modalità smorza l'aggressività, li aiuta a comunicare e a costruire una comunicazione efficace.
Quindi non è sempre vero che, insomma, per far capire all'altra persona il nostro disagio lo si debba aggredire necessariamente, anzi, Assolutamente. magari con altre modalità si può dire la stessa cosa. Assolutamente sì. Ma è questo quello che noi cerchiamo di fare, di abituare le coppie a discutere, impariamo a comunicare, ma anche a discutere e anche a gestire il conflitto. Perché spesso, ad esempio, succede questo, che quando uno parla, l'altro, essendo emotivamente alterato, non bada a quello che l'altro dice, ma già pensa a cosa deve dire lui, oppure alza il tono della voce, quindi allora lì noi cerchiamo di abituarli a parlare uno. Anche in seduta molto spesso succede questo, no? Che loro due parlano contemporaneamente e il nostro compito è quello di fermare un po', fare il vigile della comunicazione, nel senso adesso parli tu, poi parli, cioè cerchiamo di abituarli a parlare uno per volta. L'importante è anche saper ascoltare. Saper Sì, ma ascoltare. è questo che facciamo. Secondo me dovrebbe essere più diffuso il ricorrere alla terapia di coppia. Quindi un atteggiamento collerico, iroso, allontana l'amore e allontana Allontana la comunicazione. la comunicazione, il piacere di stare con l'altro. Anche se si ama profondamente una persona, il carattere è fondamentale. Sicuramente. L'ingrediente è avere più attenzione, Sì, ecco. sai, succede una cosa quando si arriva a una certa età, no? Nelle coppie. Per certi versi bisogna decidere cosa fare, se occuparsi dei difetti che l'altro ha o se invece occuparsi dei pregi che ha, perché poi siamo così, no? Però dipende, ci sono coppie che, come dire, si focalizzano sui difetti l'uno dell'altro e diventano ripetitivi, diventano le coppie litigiose, quel tipo di matrimonio che dicevo, stabile e insoddisfacente, cioè stanno tutta la vita lì ma litigano continuamente. E come infatti si può sempre essere attaccati a certi difetti che noi chiamiamo difetti o certe cose che ci danno fastidio del proprio partner, cioè per esempio banalmente il famoso dentifricio che non è spremuto dal fondo, oppure possono essere questi veramente causa, se banalità, insomma, quotidiane, di reali litigi per poi sfociare poi in vere e proprie, oppure sono delle No, insoddisfazioni nostre. sono gli effetti. Questi sono gli effetti della qualità del rapporto di coppia. Se ci attacchiamo al dentifricio, se ci attacchiamo che non hai messo le calze a posto, se non ci attacchiamo che no, oppure che tu fai questo, che tu non rientri, cioè allora, se ci attacchiamo ai difetti, e quello è l'indice della qualità della relazione di coppia. Dobbiamo cercare di spostare l'attenzione su ciò che è di buono all'altro. E cercando anche di essere tolleranti rispetto ad alcuni, beh, insomma, quando poi si arriva a una certa età si diventa anche, no, lenti, si diventa anche bisbetti. Diceva James Hillman che la vecchiaia, quindi l'anzianità, eccetera, è la conclusione del carattere, cioè lì vediamo le persone come sono realmente. E quindi sicuramente in quel momento riusciamo a dire sì, ti ho scelto perché ti amo. Insomma, dire così. Le, Sicuramente si arriva alla fine, quindi alla fine de della, le, delle fasi di leggevo, una coppia, ecco. leggevo in un libro anche molto carino che è Poesia e Desiderio del compianto professor Luigi De Marchi. Riporta la lettera che c'è in un libro famoso degli anni 70 che era Porci con le ali, dove dice lei a un certo punto in questa lettera, scrive a Rocco e dice io ti ho amato perché tu mi ami, perché tu mi hai. Cioè, dice, inizialmente non ti ho amato, però piano piano ho cominciato ad amarti perché tu mi amavi. No. Quindi c'è una cosa A volte importante. ti ho amato, no, ma a volte pure ti amo perché tu mi ami. Quindi questo presuppone che si ama una persona perché si ha anche una sicurezza, o no? Qui si ribalta, nel senso che dice ti ho amato perché tu mi hai amato, cioè non perché io ti amo. Non. Lei non era. Dalla lettera si evince che lei non è che era innamorata subito di questo, no, si è innamorato successivamente, ma proprio perché ha visto che lui era molto, molto attratta da lei, no? Sì, è Quindi una si. forma di sicurezza, un po' una forma di, no? Si mette in gioco, si può imparare ad amare Però l'altro. non mi piace molto, nel senso che rispetto a quello che dicevo io, no? Nel senso che io ti amo intanto che, no, quando dicevamo posso anche stare senza di te.
ci deve essere sempre questa separatezza. Qui invece c'è un po' un invischiamento, dice ti amo perché tu mi ami, insomma, no? Io sono sicuro che Come un ti ho condizionamento. agganciato, sì, come un condizionamento. La sicurezza sicuramente non è amore. ma ti ho scelto perché ti ho amato, beh, questo viene poi. Sarebbe bello sentirselo dire veramente alla fine di ogni giornata, diciamo, Cioè, scegliersi. io non, scusi, non ricordo bene, ma c'era un film dove loro due, mi sembra che lei era nel strip, dove loro vanno in terapia per problemi sessuali, loro due, una coppia ormai anziana, che è molto bello, dove lui fa resistenza ad andare in terapia, insomma, e fanno terapia di coppia e poi terapia sessuale. Sicuramente poi arriveranno alla fine a capire che Sì, poi c'è la arrivano. consapevolezza di voler esserci. Diciamo che non guasterebbe quando si arriva a un certo punto della vita, fare anche delle riflessioni insieme, rivedere il rapporto, cercare. Ecco perché mi piacerebbe creare, purtroppo è un po' difficile, creare anche momenti di incontro con le persone, discutere di questo, riflettere su queste cose. Bisogna fare anche una certa educazione Assolutamente. per creare una maggiore consapevolezza di se stessi, perché è facile dire sono innamorato di te, però bisogna capire, bisogna Ma vivere le emozioni, sì, avere una certa consapevolezza anche di perché quello che si potremmo prova. fare adesso un po', come dire, se noi facciamo un po' una specie di, diciamo, di riassunto, l'excursus che abbiamo fatto oggi, noi vediamo come la coppia, no, nel suo nascere, crescere e andare verso la fine, ha dei passaggi molto delicati. Abbiamo visto quante problematiche si innestano in una relazione di coppia, no? Allora questo ci dice che abbiamo bisogno che si faccia educazione, cioè che si rifletta su tutti questi passaggi, no? E su quali sono le basi per costruire una coppia sana. Una di quelle, abbiamo detto, detto poco fa, è della consapevolezza. Noi dobbiamo avere la consapevolezza che nel momento in cui decidiamo di stare in coppia, dobbiamo fare un viaggio difficilissimo, che presenta momenti di difficoltà, che presenta momenti di scoramento, però che presenta anche momenti straordinari, di unione, di bellezza, di fisicità, presenta tutta una serie dei figli che sono un'esperienza estremamente, forse l'esperienza più straordinaria della vita di una persona. Quindi di evidenziare per lo più gli aspetti positivi, ecco, dello stare Quindi insieme. voglio però dire che non bisogna viverla così, come se tutto fosse scontato. Che la vita richiede anche riflessione, richiede cambiamenti, richiede anche il mettersi in discussione, questo mi pare Quindi il senso un po' di questo incontro potrebbe essere questo, invitare a non avere paura di discutere di queste cose, che va dalla sessualità al rapporto con i figli, al rapporto con quello che ci sta attorno, insomma, voglio dire. tuffarci in questo mondo e scoprire nuove emozioni e nuovi sentimenti, perché Assolutamente sì. no? Quindi concludiamo facendo vedere ancora una volta il libro, se lo vuole presentare lei, magari. Sì, ecco, concludiamo richiamando nuovamente questo libro che abbiamo portato oggi, che è questo di Massimo Recalcati, che non è come più come prima, e questo libro tratta il problema del perdono Facciamolo vedere, dopo un tradimento, insomma, quindi è un libro estremamente interessante perché mette a nudo tutta una serie di problematiche della coppia, quindi debbo anche dire che pur essendo Massimo Recalcati uno psicanalista, debbo anche dire però che è un libro leggibilissimo anche per i non addetti ai lavori. Quindi. Bene, noi ci fermiamo qui, giusto il tempo di salutarla e ringraziarla di questo suo di quest'altro appuntamento e di quello che ha detto. Speriamo ovviamente di aver dato delle linee guida abbastanza importanti. Noi ci salutiamo, salutiamo tutti voi e ci rivediamo la prossima volta parlando di un altro argomento altrettanto importante, altrettanto attuale come l'uso o l'abuso dei social network. Grazie a tutti. Grazie, alla prossima. Arrivederci. Grazie, arrivederci.